Quale personaggio devo utilizzare, Giovincelli? Ma prima di tutto, quando scade Tator? Ce n'è ancora prima che scada. Choose Sub-Zero. Sub-Zero. Bitch. Lo vuoi classico, signor Amy, o lo vuoi con l'ultima skin che è uscita? Signor Amy, questo è il mio nome, questo... Con la skin? Ecco, lo so con la skin, quale? So c'è quella... Oddio. Ok, l'ultima uscita, perfetto, questa qua. Easy. Andrò contro me stesso? No, ah, ok, no, perché... Quadrato... Io oserei dire di metterci l'aiuto della Sindel. Sindel nei nostri cuori. Spam. Ma aspettate un attimo. Fatemi vedere se ho fatto una cosa. Let me see. No, non l'ho fatto. E recupero immediatamente adesso. Sbadabam. Ma che ha fatto quello là che l'ha ammazzato? Tante robe. L'arte della furtività. Come si fanno i polaretti? Preferisco combattere a viso aperto. Ho finito i polaretti. Dio. Perché mi fate questo? Trick, ma no. Tac, 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 trick, trick. E trick. Ho finito i polaretti. Non è cosa buona. No, no. Non va bene. Polaretti. Se tu mi scegli Sub-Zero, io te lo uso nella torre. Se tu vieni a guardarmi, occhio che c'è Shiva che corre. Polaretti Dolphin. Zam. Bella Sindel. Bella ma anche brava. E che dopo mi fa la live. Vai Sindel. Ah. Se ci sono sti stronzi che non mi fanno la Fatal Blow, figa, non sono contenti, sti pezzi di merda. C'è la Fatality di livello qua? No, dopo devo provare. Sì, assolutamente. Perché poi dipende, Wonder. Ci sono quelli che diventano proprio di ghiaccio, che fai fatica a morderli e quindi vai di succhiamento. Invece ci sono altri che rimangono un po' morbidelli e fai anche... cioè, anche bello da mangiare, proprio. Sono anche più succosi. E poi c'hanno anche quella forma molto... no? Molto, molto semplice, che è molto più facile da... ci siamo capiti, no? Ma vaffanculo, va. Sub-Zero wins. Sono tipo i calippi, ma i calippi sono troppo per grandissimo Amy. Tra l'altro io stavo tirando un calcio in culo a mio amico che non si ricordava cos'erano i cuccioloni. Vabbè, e ho finito pure quelli. Ho finito pure quelli. Ah, to mangi adesso? Pezzo di schifo. Amy, scrivi la barzelletta. Scrivi la barzelletta, mortacci tua. La voglio, voglio vedere la barzelletta. Non ho messo l'aiuto. Mamma mia, Buddha che si fa vedere, che mostra. La 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 la. Oh. La tua cara Frost è un bel bocconcino. Ai miei occhi è morta da te. Ah, però presto sarà morta anche per me. Round one. Fight. Forse ho messo anche un'altra roba, ma mi sa di no. Tipo watch time. Watch time, mi sa. Non so se, se funziona più che altro. Provate a scrivere anche watch time. Se non mi ricordo, eh.
E vabbè. Sto qua che mi mangia i cuccioloni, non legge la barzelletta. Cioè, boh. Io non dico niente. Addi 7 mesi, 18 giorni e 15 ore. Addirittura. Perché anche le ore? Da quando escono anche le ore? Allora. No, aspetta. No, hai sbagliato a scriverlo. No, non scrivete watch time che è buggato. Non funziona. Non funziona. Round 2. Fight. Ah, esce doppio. Esce anche. Devo togliere Stream Elements. Devo togliere. Lo devo disattivare. Che tanto è inutile. Aia. San Crispin. Vabbè. Ricordo a tutti i gentil donzelli che sono all'ascolto che mi potrete trovare su Instagram, su YouTube e che dopo, verso le 15:30, partirà la live della The Wonder Girl 8. Se non l'avete fatto ancora, lasciategli un followino anche lei, che oggi mostrerà l'inizio del nuovo cazzo, del nuovo tomo. Quello non l'ho ancora messo. Nightbot. Nightbot. Oh. Nightbot. Nightbot. Perché non mi fai uscire il link? Nightbot. 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 Instagram. Ma l'aveva scritto bene. Instagram. Ah, ok. Mi ci è scappata una R. De. Mi ci è scappata una R. Ah, dopo c'ho anche questo, se non mi sbaglio. Era questo? No. Era questo. Tac. Sconfiggerti sarà uno scherzo. Cosa ti ha detto, Kitana? Che mi basterà un secchio d'acqua. Round 1. E dopo, se siete persone che acquistano su Instant Gaming, se passate da quel link lì, potete ricevere un... M'hanno tolto il coso! Potete ricevere un piccolino sconto e supportarmi un... Vaffanculo! Oh, toh! Atta, strong under culo! Perché in questo caso Liu Kang lo prende sotto l'ala, assolutamente. Mo vieni qua, Liu Kang, che te faccio vedere io come te bagno tutto. Bestia. Ti finirò. Comunque, Amy, me la segno, eh. Io me la ligo al dito che non hai letto la barzelletta, eh. Segnato sul libro nero, eh. Lo dico io, eh. Dopo prendo il taccuigno, come la Wonder, il taccuigno, e me lo segno. No! Emoticon coniglietto pollice in su. Shuka, com'è l'altra Brawl Tality? No, devo fare la friendship, anche se non è tanto bella, però. Caro Amy, le gradirebbe un altro cucciolone? Sì, venite qui e prendete il coni gelato di Goro! Oddio, c'è Scorpion! No, bellissimo, guardate, c'è Scorpion a destra, che non riesce a mangiare il gelato perché, essendo di fuoco, lui gli si è sciolto in mano. Ma poverino! Ma cucciolo! Te lo tengo in mano io e lo lecchi, dai! Il gelato, Parlo del gelato, attenzione! Invece Goro fa incetta che c'ha le quattro mani e se li mangia. Se le mangia in allegria. No, il gelato, Buddha! Il gelato. Lo tengo in mano io che lo lecchi il gelato. Attenzione. Il gelato. Cari amici telespettatori.
e mi prendo Sub-Zero. Il gelato, attenzione. Quello che si fa nel privato rimane nel privato. Anche perché non posso tenermelo in mano io e vabbè. Non me le fa più nessuno le clip. Clippate tutto. Ciao Porygon. A parte il caldo abnorme. Scusa, non sono una criomante. Johnny Cage ti chiamava la glaciale. Ah. Ma certo. A parte il caldo, caro Porygon, dopo tutto bene. Perché c'ho fuori le delizie peperlizia? Peperlizia! E non finisco la frase. Toh. A lei come va, signor Porygon? Mi ci ha caldo anche lei o... Toh. Maledetto Amy. No, non solo col cucciolone e che non legge la barzelletta. No, pure col clima. Tacci tua. Appunto. Se non fosse per il caldo, Porygon, sarebbero giornate... Soprattutto negli ultimi giorni, giornate belle, diciamo. Se non fosse per il caldo, perché è una roba... Una roba abnorme. Perché io dico che non sopporto l'estate, ma più che altro per il caldo. Perché le giornate sono bellissime, per l'amor di Dio. Però per quanto riguarda clima... No. Guarda, Mortal Kombat lo porto da sempre, caro Porygon. Sia su YouTube che su Twitch. Mortal Kombat è... Dato che, anche se sono scarso in tutti, uno dei miei generi preferiti sono quelli del picchiaduro. Mi piace molto giocare, soprattutto la componente offline. Perché online trovo le bestie di Satana che mi aprono in due, no? E quindi... Ma va che ha messo... Ah, perché Walter t'aveva dato permesso. No, mi ricordo, Porygon. Adesso in questo periodo Mortal Kombat e picchiaduro li porterò il mercoledì verso questo orario, 12:40. Perché la sera, ragazzi, mi sa tanto che finché non cambia il clima non ne farò tante, perché davvero si muore di caldo. Muoio troppo di caldo e non voglio star lì a... No! A soffrire. Io tra poco finisco la live e mi butto in piscina e almeno mi rilasso un pochino, perché sennò davvero è... In questi giorni è terribile. Sub-Zero wins. Bam. Ah, ad esempio, venerdì ha piovuto, ok? Ma ha piovuto tanto. E la mia piscina è scesa da 29 a 24 gradi. Infatti sabato e domenica non si sono andato in piscina, appunto perché era troppo fredda, no? Lunedì vado a vedere la temperatura. In una sola notte da 24 gradi è andata a 29 gradi e mezzo. Da quanto caldo fa la notte? Non ricordo di aver mai accettato. Rispetterà il mio volere. Round 1. Rispetterà il mio volere. Don't worry. Ai totem. Aia. Importante che mi stia bene Porygon. Ah. Mia faccio mica vince sto scazzo de scontro. Baldracco. Pezzo de schifo de homo de merda. No. Può essere. Avevo portato anche Rocket League. Sì. Ogni tanto mi piacerebbe portarlo ancora. Dato, non so se lo sai, Porygon, tra poco Rocket League diventa free to play. Totalmente gratuito proprio. Perché non subisce danni il pezzo de schifo?
Buono, grazie signor Kotal Kahn. Mo ve faccio vedere come si batte sto stronzo, né? Aspettate, eh. Allora, faccio: seleziona nuovo combattente, riscelgo Sub-Zero, metto gli aiuti della vita e Takio butto al culo. Sub-Zero, cambiamo skin, quadrato, mi do l'aiuto della vita e i Cider Chaos di Melina. E mo' gli andiamo a buttare dentro The Brebodance. Caro Porogan, se mi bazzica ancora Twitch questo pomeriggio, finita la mia live verso le 15:30, la The Wonder Girl 8 entra in live lei, quindi se vuoi. Soli codardi sfruttano la paura. Mi stai confondendo con Shao Kahn. Round one. Se vuoi anche passare da lei a fare un salutino, il benvenutowski. Che due balle. Basta! Sant'Egidio! Ma io non c'ho le mosse! Cristo! Oh, Porogan, guarda. Io di solito il re della collina, che ne ho fatti un po', non so se magari eri. Li avevi anche visti. Ne ho fatti un po', ma li facevo la sera. Perché vuoi magari anche perché uno non c'era di qua di là. La sera bene o male c'è un po' più di gente. Riuscivo anche a farli meglio. Come ho detto, in questo periodo fa troppo caldo e sinceramente la sera mi viene difficile giocare e fare live. Potrei magari organizzarne una ad agosto, però aspetterei a farle la sera. Lo so, ma se vo passa lo stesso, signorina Wonder si guarda un altro bel gioco, o no? Io ti ricordo che dobbiamo fare ancora lo scontro su Mortal Kombat, cazzo X. Ma senza il cazzo. Ah. Bravo Porogan. Oh. Così mi gusta. La mangusta. Ah. Batta. Ah. Devo fare la brutality che piace a Luca. Bestia di Satanau. L'altra sì, questa. Zicchete. E qui la fatality, la friendship. Sub-Zero wins. Infatti oggi, non so se lo sai Porogan, esce il nuovo tomo. Credo che uscirà verso le 17:16-18 di solito. Esce verso quell'orario e quindi dopo, sia oggi pomeriggio che stasera, fa la live. Che ore sono? Allora ragazzi, mi faccio ancora uno o due scontri e dopo vi sallustrio. Tu Porogan c'hai PlayStation 4, deduco, perché io sto giocando a PlayStation 4, col fatto che vuoi fare delle amichevoli. Ah, delle amichevoli. Delle amichevoli non ci sono problemi. Fratello protettore.